Adesso è il turno di Italia The Face, la cui presentazione spero di riuscire ad aprire. Ok. Non riesco ad andare di là, scusate. Oh, ce l'abbiamo fatta. Italia, che ci parlerà di, stavolta siamo passati ai progetti italiani, ci parlerà di OT4 Clima, grazie. Ok, allora, salve, introduco brevemente il progetto OT4 Clima, che è un progetto nazionale, un PON, che è partito il 1 settembre 2018. OT4 Clima è l'acronimo per lo sviluppo di tecnologie avanzate per l'osservazione della Terra per studiare gli effetti dei cambiamenti climatici sull'ambiente. Giusto, prima di introdurre brevemente il progetto, voglio ricordare che l'osservazione della Terra praticamente è la collezione di tutte le informazioni riguardanti la Terra da un punto di vista fisico, chimico e biologico, utilizzando tecnologie di telerilevamento che sono satelliti, sensori montati a bordo di aerei, integrati poi con informazioni prese praticamente da Terra. Perché è un problema ovviamente di big data, giusto per fare due piccoli esempi. Il primo esempio riguarda praticamente i satelliti Sentinel 1A e 1B che sono stati lanciati nel 2014-2015 facenti parte del programma Copernicus, che praticamente producono immagini SAR per una produzione di 11 tera di prodotti al giorno. E poi l'altro esempio riguarda il programma Meteosat Third Generation, che sarà lanciato in orbita a partire dal 2021 e che per la prima volta un satellite geostazionario monterà a bordo una sonda nell'infrarosso, che costa di 2000 canali, con una risoluzione spaziale di 4 km, che sarà in grado di dare una copertura del disco terrestre in 60 minuti, ma che produrrà 32 giga all'ora per cella, tenendo presente che il globo terrestre è stato suddiviso in 320 celle. Da un punto di vista metodologico, ovviamente, diciamo, siamo nel campo del machine learning. Perché? Perché sono le metodologie più adatte per trattare questo tipo di dati. A monte abbiamo un problema, tenendo presente il quantitativo di satelliti attualmente in orbita sul globo terrestre, che sta quindi orbitando sulla nostra testa e che ci fornisce informazioni molto spesso più o meno guardando alla stessa zona, abbiamo un problema di integrazione di dati. Ma questo riguarda ovviamente problemi di calibrazioni, problemi di colocalizzazione spazio-temporale, problemi di trasformazione spettrale. Dopodiché è normale che i problemi che in genere chi lavora in questo settore si trova ad affrontare come altri colleghi sono problemi di classificazione, di clustering, di problemi inversi e di regressione e di riduzione della dimensionalità. Io qua ho già fatto una piccola lista, diciamo, dei tools più comunemente usati, ovviamente mischiando machine learning e statistica. E in particolar modo voglio sottolineare come tecnica di riduzione della dimensione, ma anche di risoluzione di problemi inversi e di regressione, il compressive sensing. Compressive sensing ha completamente rivoluzionato il mondo del signal processing negli ultimi 20 anni. I nomi segnalati lì sotto sono i padri del compressive sensing, in particolar modo Candet, Tao e Donu sono tre matematici. Essendo matematica, mi faceva piacere ricordarlo. Terence Tao, oltretutto, 2 anni fa, giovanissimo, medaglia Field, l'equivalente del premio Nobel. Giusto tornando al progetto, l'obiettivo principale del progetto, quindi, qual è? Sviluppare metodologia, tecnologia avanzata per l'osservazione della Terra, in modo tale da avere un duplice scopo: migliorare la nostra conoscenza degli effetti dei cambiamenti climatici e ovviamente la nostra abilità a mitigare tali effetti, sia a livello sia su scala regionale che subregionale. È normale che basta ricordare quello che è successo nell'estate 2017, dove gli incendi hanno divorato completamente l'Italia, il Vesuvio è completamente bruciato, e quello che è successo da settembre a oggi con le tempeste di pioggia, acqua e vento. È ovvio che gli obiettivi specifici li ho elencati, ma si basano principalmente su 3 punti. Lo sviluppo di metodologia avanzata, lo sviluppo di tecnologia avanzata e poi sarebbe fantastico lo sviluppo di prodotti, servizi e applicazioni orientati al mercato. Tutto questo insieme per creare praticamente un early warning system. Il progetto praticamente ha un costo di 9 milioni di euro,
ho fatto la lista di tutti coloro che sono coinvolti e quello che soprattutto mi piace, diciamo, sottolineare è che sono coinvolti 14 istituti del CNR provenienti da ben 4 dipartimenti. In particolar modo del DTET c'è il mio istituto, c'è l'IREA e c'è l'IFAC e il progetto guidato dall'IMAA. Per quanto riguarda, diciamo, giusto un piccolo, diciamo, focus sui 3 istituti del dipartimento che partecipano a tale progetto, ovviamente l'IREA praticamente è il principale protagonista insieme all'IMAA nella messa a punto di tale progetto e bene o male è coinvolto, diciamo, a partire dalla fase nelle diverse fasi, quindi fase 3 di sviluppo tecnologia, sviluppo metodologia, fase di validazione dei prodotti su determinati casi test, ma anche nella fase finale, che sarebbe la fase preindustriale, nell'offrire soluzioni e strategie per l'esplorazione di prodotti e servizi. Da un punto di vista metodologico, mi preme, diciamo, sottolineare che ovviamente è coinvolto nello studio di effetti climatici a breve e a lungo termine mediante l'utilizzo di dati da interferometria SAR, abbiamo sentito parlare, quindi frane, caratterizzazione quantitativa di fuochi e soprattutto tentare di caratterizzare quantitativamente praticamente e di collegare come gli effetti dei cambiamenti di regime di pioggia impattano praticamente sulle frane a smovimento lento in profondità. Questi sono esempi di prodotti che praticamente l'IREA può offrire, quindi tecnologia e metodologia. Brevemente l'IFAC è coinvolto da un punto di vista metodologico della parte di validazione, in particolar modo la metodologia, appunto l'integrazione di dati che saranno dati dove? Nelle bande ottica, termica e nelle microonde, quindi ciascun istituto con una competenza ben precisa e questi quindi sono esempi di ciò che l'IFAC ovviamente può offrire, quindi lavora nel campo dei retrievals, quindi lavorando sia sui dati praticamente, sia su dati SAR, lavora su dati a microonde e lavora su dati nell'infrarosso praticamente. E poi c'è il nostro piccolo istituto che darà un contributo metodologico praticamente, che lavora sia su dati termici sia su dati SAR e che come contribuirà, diciamo, al progetto, il contributo che può dare quindi è l'assimilazione di mappe di vaporacqua precipitabile nei modelli di previsione meteorologica per migliorare la previsione meteorologica e ovviamente la stima di parametri superficiali a partire da osservazioni satellitari sparse nell'infrarosso. Grazie. Sono stata dei tempi, mi auguro. Grazie. Ed ora ultimo, non certo per importanza, Antonio Coronato dell'ICAR. Grazie. Che ci presenta appena parte. Ecco qua, assistenza medicale in contextual awareness. Bravo. Buongiorno. Allora, io vado a presentare il progetto Amico, anche questo un po' nazionale. Qui ho riportato un po' di informazioni generali sul progetto. In particolare l'obiettivo principale del progetto è quello di definire delle tecnologie di ambient intelligence atte a supportare l'utente con dei servizi innovativi, in particolare i servizi di healthcare. Gli utenti a cui ci rivolgiamo sono pazienti affetti da problematiche cardiache e tra questi di particolare interesse vi sono quelli che ritornano a casa dopo un periodo di cura in ospedale. A parte i dati, diciamo, economici e organizzativi del progetto, voglio sottolineare che la capofila del progetto è ST Microelectronics, ma soprattutto voglio sottolineare che ci sono 2 istituti del nostro dipartimento che contribuiscono al progetto, l'ICAR e l'IT. Questa mia presentazione si focalizzerà principalmente sul contributo ICAR perché è più strettamente correlato all'artificial intelligence, quindi per brevità non riporterò invece il contributo di IT che è più inerente all'Internet of Things. Questo è lo scenario principale previsto nel progetto Amico. Abbiamo un ambiente strumentato, una serie di tecnologie indossabili, tra queste vi saranno dei dispositivi di nuova concezione realizzati dalla capofila e poi c'è un robot che all'interno dell'ambiente interagisce e monitora il paziente. Questo flusso di dati che sono di interesse clinico vengono convogliati verso un data repository
ma soprattutto in questa prima fase di progetto vengono anche utilizzati da servizi che integrano pesantemente tecnologie di artificial intelligence per estrarre informazioni anch'esse di interesse clinico e che verranno poi reindirizzate nuovamente verso il data repository. Stiamo parlando di riconoscimento di attività, riconoscimento di mood, riconoscimento di disordini comportamentali piuttosto che di situazioni pericolose per il paziente. In una fase finale del progetto si prevede poi, quando questo dataset sarà in qualche modo riempito, di riapplicare tecnologie di intelligenza artificiale per andare a fare estrazione di conoscenza e possibilmente scoperta di nuova conoscenza clinica. Velocemente vi mostro qualche contributo preliminare che abbiamo già ottenuto. Il primo contributo che vi mostro è un'architettura cognitiva. Questa architettura integra una serie di metodi e tecniche sia supervisionate che non supervisionate atte a identificare gesti, mood e attività. Questa tecnologia è stata successivamente integrata in un robot commerciale e abbiamo ottenuto un robot che diciamo cognitivo che è stato sperimentato in diversi scenari reali, quindi lasciandolo interagire con utenti reali. Un secondo contributo che vado a presentare è un sistema conversazionale. Questo sistema è capace di interpretare, comprendere domande poste in linguaggio naturale e una delle principali caratteristiche di questo sistema è la capacità di contestualizzare il dialogo. Questo significa che il sistema sostanzialmente migliora le performance man mano che le domande dell'utente si susseguono nel tempo. Anche questo sistema è stato integrato nel robot ed è stato sperimentato anch'esso in scenari reali. L'ultimo contributo preliminare che vi vado a presentare, abbiamo realizzato alcuni servizi per la detection di disordini comportamentali di situazioni di pericolo. Qui mostro un sistema che fa gait analysis. Questo sistema integra diverse tecnologie di deep learning e permette di riconoscere dei patterns di movimento e delle anomalie di movimento. Il sistema è stato validato rispetto ad un dataset pubblico e rispetto allo stato dell'arte abbiamo avuto delle performance abbastanza migliorative. E con questo concludo. Grazie. Grazie a tutti, ci scusiamo per il piccolo ritardo aggiunto a quello che c'era già. La prossima sessione Next Generation Internet con Andrea Clematis, ma mentre scendiamo e cambiamo lascio la parola a Fosca per un annuncio. Prima di tutto volevo dirvi com'è che abbiamo scelto questi progetti, forse avrete capito anche voi, coprono varie aree applicative, abbiamo la salute, il clima, i beni culturali, i comportamenti umani, quindi, e abbiamo cercato anche di coprire diverse aree geografiche e anche un bilanciamento di genere, quindi siamo riusciti a soddisfare tutti i vincoli. C'è un telefono qua che suona, non so se qualcuno ha lasciato qua il telefono, ma vi voglio dare anche, mentre intanto aspettiamo che arrivi, no? Mentre parlavamo prima è venuto Salvo Rinzivillo a dirci una cosa e il progetto Human AI è stato approvato, quindi è arrivato contemporaneamente mentre ne parlavamo la MEI della Comunità Europea che è stato approvato, quindi stiamo facendo un altro passettino verso fare questa grande flagship che non è soltanto diciamo dei disti, sarà il CNR che dovrà essere attore principale in questa cosa. Grazie a tutti.